La colonna sonora di questa prima giornata. Questa è difficilissima. Andiamo negli anni 80, Paradise City dei Guns N' Roses. Speriamo di stare in paradiso e di farli sentire, ragazzi, in paradiso. Rispetto a tutti i lavori che ha fatto in giunta con il presidente De Luca, qual è il lavoro che le ha dato più soddisfazione? Beh, sicuramente questi percorsi di formazione e di coinvolgimento dei giovani. Sentire un ragazzo che è stato assunto a tempo indeterminato in Regione Campania grazie a un progetto finanziato da noi è stato sicuramente una bella soddisfazione, ma anche aver aiutato delle donne vittime di violenza che sono riuscite a denunciare, a scappare con loro stesse e i loro figli è un'altra cosa a cui teniamo molto, devo dire. Avere un ringraziamento da queste donne è qualcosa che colpisce il cuore e a cui noi teniamo molto. Ma durante la presentazione, il taglio del nastro, insomma, c'è stato fatto un fortissimo riferimento alla musica come benzina forse di questo bellissimo motore, di questo hub. Qual è in questo momento, in quel momento Attilio Palumba, chi ha pensato? A quale musicista, a quale cantante, a quale interprete? Ho pensato assolutamente al rock degli anni 70, infatti ci sono i quadri di Janis Joplin, di Jimi Hendrix, Bob Dylan. Quella è stata una musica anche un po' di ribellione, di riscatto, di voglia di cambiare le cose, ecco. Spero che questa musica, come l'altro tipo di musica che anche faremo in questo centro, aiuterà i ragazzi ad avere idee, a crederci soprattutto in un contesto spesso sfiduciato, di sfiducia come quello di oggi. I ragazzi che decideranno di impegnarsi in questo progetto devono sapere fin dall'inizio che non è un gioco, che il corso avrà un ritmo importante, cioè si parla di business innovation, bisogna tenere il passo. Perché l'obiettivo di tutto questo progetto è arrivare al placement, è arrivare all'occupazione.